Ed ecco qua la torre televisiva di Hokkaido. Voilà! Ma che cazzo! Rimasta? L'ex casa del governatore. Oh mio Dio, ve la ricordate la torre dell'orologio? Itadakimasu. Oh mio Dio, mi viene da piangere da quanto è buono qua il salmone e tutti i pesci, mamma mia. A grande richiesta, soprattutto del gatto che ha attaccato Seba, torna la rubrica imperdibile del Seba Travel Time. Oggi vediamo il nostro eroe del boccolo in viaggio ad Hokkaido, più precisamente a Sapporo, dove è alloggiato in un hotel da nababbi e ha assaggiato prelibatezze tipiche della zona, con annessa tappa al mercato del pesce, tappandosi il naso. Ci porterà poi nella Repubblica del Ramen ed infine si gusterà un gelato buono assai fatto con latte appena munto, non da lui ovviamente, delle mucche di Hokkaido. Insomma, non vedete questo video a stomaco vuoto. Buongiorno ragazzi, sto per andare a fare colazione. Vi piace il pigiamino che mi hanno dato al Grand Hotel? Fatemelo sapere nei commenti. Ciao a tutti. Ecco il buffet di questa mattina. C'è di tutto qui dentro, veramente. Guardate quanto pesce fresco. Qua c'è una panetteria addirittura. C'è di tutto qui dentro. Se volete venire solo a far colazione sono tipo 40 euro di colazione. Se invece con l'hotel, vabbè, forse c'è costato un po' meno. E poi qua ci fanno le omelette, presumo. Vabbè, adesso vado a scegliere anch'io che cosa... dire. Cioè, fighissimo, ti puoi installare i tuoi udon e ti puoi anche fare la tua nave qui. Fantastico. E io vado a prendere un po' di pesce, comunque, che siamo in Hokkaido. Ed ecco qui la colazione di oggi. Gnam 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 gnam. Ed ecco qua il latte che ha vinto il premio, perché Hokkaido è famosissimo anche per il suo latte. Praticamente abbiamo fatto il primo round con la cucina un po' occidentale. E adesso facciamo il secondo round con la cucina giapponese. A lui gli è venuto un po' meglio. Oh mio Dio, i mercatini di Natale di Mohen, quindi di Monaco. Di Monaco, di Baviera ovviamente. Di Mohen sono anche in Giappone. Eccoli qua, i mercatini di Natale. Devo dire che qua sono fighi però, dai, mi piacciono queste casette. Cosa ne dite dei mercatini di Natale? Venderanno il vin brûlé? Ok, non hanno ancora aperto ovviamente, ma poi ci torneremo per vedere i mercatini di Mohen. Io qua sto uploadando un altro video di Sebastiano sul canale Akatsu. Se non lo conoscete dovreste seguirlo. E siamo arrivati a Kani Ichiba. E comunque vabbè, lì ci va un po' di tutto il pesce, quindi siamo al mercato. Questo qua è dei cani, quindi dei granchi. Vediamo quanto è buono. Si parte! Stiamo andando al mercato di Nijo. La differenza tra il mercato di Tsukiji e quello di Nijo è che qui lo pescano proprio il pesce. Guardate già quel granchio che mi sta dicendo vieni a mangiarmi. €50 quel granchio lì. Guardate quanti pesci. La frutta, vediamo se che costa di meno. Le fragole sono sugli €8. E però guardate che fragole, oh che signore fragole. Cioè sto facendo il video con la telecamera, ma voglio farvi vedere anche con questo. Guardate qua l'incora, che meraviglia. Ci sono granchi, c'è di tutto. Siamo nel mercato di Nijo ed è una figata pazzesca. Costa tutto poco e tutto sembra strabuono. Guardate questo pesce hokke. Ci sono i granchi, mamma mia. E costa veramente poco. E poi ovviamente ci sono i kaisendon, costi un po', ma sono freschissimi. Guardate quanto ce n'è di pesce qui. Guardate che meraviglia. Guardate questa hokke gigante. Questo è finto, però sembra veramente vero. Non so perché i giapponesi hanno questa mania del pesce finto, però sono invitanti. Veramente è bellissimo questo posto. C'è un profumo di pesce, però vabbè, a me piace di più il pesce cotto che il pesce crudo. Però mi piace anche il sushi. Comunque, vabbè, il mercato del pesce, se andate a Hokkaido e a Sapporo anche, è veramente una cosa da vedere. Questo costa sui €27. Ma guardate quanto sono grandi, cioè non so se capite la grandezza. Sono enormi, guardate. E questo qua è un questo qua è il riccio di mare, che è buonissimo. Guardate che aspetto delizioso che ha. Questo costa €30. Questo costa, mamma mia, ma quanto è grande. Quello costa sui €10.000. Poi guardate quante conchiglie. Mamma mia, è meraviglioso questo posto. Guarda quante polipo. Guardate che polipo gigante che c'è qui. Mio Dio. Oh, i pesciolini. Questi sono tipo €2, €1.80 al pezzo. Spero che nel video renda l'idea di quanto vi sto divertendo. Ho trovato il granchio più grande di tutti. Mamma mia. Se comprate il granchio dei granchi,
bianchi vi fanno anche la foto. Guardate che felicità, deve essere veramente buono, anche perché costicchia un po' se prendete quello più grande, quindi. Bene, spero che questa visita vi sia piaciuta. Noi adesso penso che andremo a mangiare un po' di pesce fresco. Vabbè, qua non c'hanno tutti i tipi di don. C'è questo qua che è strapieno di questo crab fish. No, scusate, questo qua che è pieno con il granchio. Poi c'è questo che va tutto con riccio di mare. Ma a me mi sa che basta questo, tanto non è che c'abbia chissà quanta fame. Ok, questa comunque è Hokkaido, guardate. Noi ci troviamo a Sapporo, qui. Uno dei posti più famosi è anche Otaru. Comunque quest'isola è enorme perché è la 21esima più grande al mondo e ha un'estensione di 78.000 metri quadrati se togliete i laghi. Questo posto è molto famoso. I posti dove si pescano i cani sono qua, all'estremo nord. E poi c'è Nemuro, che sono i due posti più famosi dove si mangiano questi. Invece il melon vengono tutti da Yubari. Questi meloni sono famosissimi e costosissimi. Oddio, sono indecisissimo. Non so se prendere questo con gli uni, che sarebbe il riccio di mare, o questo con un po' di tutto. Ecco qua un po' di pesce fresco da Hokkaido, direttamente dal mercato. Io mi sono preso una nave con dentro il cani. Guardate che aspetto magnifico, c'è un profumo. Stiamo per entrare nel... è la prima volta che entro nel Seiko Mart. Il Seiko Mart è tipo il Family Mart o il 7-Eleven, però versione Hokkaido. Voglio vedere che cosa hanno, perché mi ha detto che vendono cose che vendono solo qua e molto meno costosa. Oh, è molto più, costa molto meno del 7-Eleven. E li cucinano qui, tra l'altro, quindi è molto più buono. Guardate che buoni gli onigiri, sembrano proprio fatti in casa. E anche questi onigiri che proprio li cucinano loro all'interno del Seiko Mart. Quindi è mille volte meglio del 7-Eleven, altro che il 7-Eleven. Qua sì che si ragiona. Belli questi Seiko Mart. Comunque, vabbè, se andate a Hokkaido e non sapete cosa prendere da mangiare, volete prendere qualcosa di veloce, vi consiglio di andare al Seiko Mart, perché veramente è, non so, è molto simpatico. Seiko Mart. Ed ecco qua la torre televisiva di Hokkaido. Non è alta come quella di Tokyo, però è comunque figa. La notte è carina con tutte le luci. Poi andiamo a vederla forse più tardi. Intanto ci gustiamo un caffè. Allora, sapete che noi abbiamo i gerani? Ho scoperto che in Giappone c'hanno i marimo, che io non sapevo neanche che cos'è. Però quando praticamente ero col mio amico, ero qua che guardavo tutte le stronzate che avevano, tipo questo meron. E poi ho trovato il marimo, che è questa cosa qui, che gli si dà anche da mangiare praticamente a questo marimo. E sono questi, boh, non so se definirli animaletti, più che animaletti, tipo piante, che però diventano sempre più grandi. Vedete, ve li potete comprare anche così piccolini. E poi continuano a mangiare, 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 e possono diventare grandi così, e poi diventano proprio delle palle. Ci sono dei laghi in Hokkaido che sono strapieni di queste palle. Voi le avevate mai viste? Li conoscevate i marimo? Queste no, non sono finte, queste sono finte. Però queste sono vere, queste qui, no? Sembrano quelle che usano in Thailand. Prese presente in Taiwan per fare il bubble tea. Non so perché queste bambine sono mangiate da queste conchiglie. Poi ci sono gli animali che dormono, e poi ci sono le gancho. Qua ne devo fare un video sui gancho perché è favoloso. Quasi quasi ne prendo una, dai, ne vale la pena. Prendiamo una di queste. Poi di questo gancho dovrò fare un video. Pronti? Via! Quale mi sarà uscito? Io spero che mi sia uscita la scolaretta. Ecco qua, ho preso un regalino per il mio amico. Guardate che bella l'action figure del gancho. Bellissima. Siccome su Wikipedia c'era scritto di andarsi a vedere la torre della TV e la torre dell'orologio, adesso andiamo a vedere la torre dell'orologio. Anche se devo dire che il mio amico che è dall'Hokkaido, il mio amico Conan, mi ha detto che è il monumento più disappointing, quindi che ci rimarrai peggio di tutto l'Hokkaido. Ma io ho buona fede, sono sicuro che sarà un... Ed eccola qua, la torre dell'orologio. Voilà! Ma che cazzo! So beautiful, guardate i momiji, che bello. My god, that's so beautiful. Rimasta? Ah, in this job? Sì. No? 3, 2, 1. Ok, guarda. Bye bye. Bye bye. Ok. I'm such a good person. La torre dell'orologio. Abbiamo deciso che era talmente bella da fuori che non spendiamo neanche quell'€50 per vederla, perché il mio amico dall'Hokkaido ce l'ha sconsigliata. Se volete il mio consiglio, secondo me si può evitare di vederla questa torre. Poi fate voi. Manco loro sono entrate comunque, quindi dubito che sia. Non lo so, ma storicamente è un posto molto famoso. Non so per cosa, però non c'aveva neanche la pagina di Wikipedia. Però magari mi informerò e poi vi aggiungo un commento. Però non mi sa sto granché a me sto posto. Poi boh, ditemi voi. In Hokkaido c'è la risotto Senmonten, ossia la risotteria Gaku.
Guardate quanti risotti però. Più che risotti mi sembrano riso proprio giapponese. Sono ancora le nostre amiche della foto. Abbiamo fatto vedere la torre dell'orologio, la torre televisiva. Adesso andiamo a vedere l'ultimo dei monumenti un po' più conosciuti di Sapporo, che è l'ex casa del governatore. Quindi andremo a vedere l'ufficio, ci sono le stanze, il salone, una specie di museo, e andiamo a scoprire insieme. Se si viene con l'estate è anche strapieno di fiori tutto il giornino, in questo periodo no, ma comunque è bello lo stesso. Andiamo. Tra l'altro in questa casa, se siete a Sapporo, se ci puoi entrare per gratis, quindi deve essere proprio interessante, è la prima volta che ci vado. Poi qua di notte si accendono tutte le luci, sembra di essere a Londra, avete presente la foto? Non so se avete visto la mia foto alla stazione dei treni, quella che faceva tanto Hogwarts. Ah, era proprio quella di Hogwarts, sembra la stazione di Hogwarts. Ecco qua la carenga, c'è una che si sposa, sembra di giocare a Cluedo. Tu è presente? Prendo con le pinze la vecchia signora, uccide il personaggio. Che piace Cluedo. Ecco qua una bambola tipica giapponese. Questa penso che è la sala delle riunioni, deduco. Guarda dove si sedeva l'imperatore, che figo. C'è scritto di non toccare niente, però si possono fare foto e video. Figo però. Sembra di essere in un'università. Tipo, sapete quelle un po' tipo londinesi, tipo Cambridge. Cosa c'entra questa? Non capisco perché c'è una con le tette al vento. Chi è questa qua? Francesca. Francesca. Ah, forse è perché questo anime l'avevano ambientato in Hokkaido? Ah, guardate che anche su Instagram. Non so, è questo anime che però c'è anche, vedete che è stata la torre di televisiva, poi è stata nella casa dell'imperatore. È andata un po' in giro per tutta Sapporo. Non so se tutto, qualcuno, se conoscete l'anime, scrivetemelo nei commenti. Oh, che bella, e questa è la riproduzione di tutta la casa del governatore. Oddio, in piccolo sembra così più grande, a dirvi la verità, eh. Guardate qua, gente importante. L'acqua di Hokkaido. Questa è quella che ci hanno dato nell'hotel. Questa si chiama come il mio amico, vabbè. L'acqua di Mashuko. E poi il sake di Hokkaido. Quante cose belle. E poi qua c'è tutto il museo. Qua sembra di giocare a battaglia navale. Oh! Oh! Qua ti indica i posti sostanzialmente. Comunque Hokkaido storicamente era della Russia, ma anche del Giappone, se sono un po' contese. Praticamente per delineare i confini mettevano queste pietre tra la Russia e il Giappone. Mi sembra di essere a Hogwarts. Una pentola. Queste erano per mettere le cose che si mangiano. Noi siamo tipo qui. Qua è Sapporo. Comunque è tutta una prefettura, tutta Hokkaido. Mega conchiglia. Wow. Siamo arrivati a Esta. Non cammineremo mai fuori perché sono tipo meno 3-4 gradi. E adesso andiamo al decimo piano per vedere la Repubblica del Ramen. Dov'è la Repubblica del Ramen? Andiamola a cercare insieme. Tra l'altro ci hanno regalato anche questo caffè. Pensa che carini. Oh mio Dio, ma è strapieno di cibi qui. Guardate quanto ben di Dio. C'è anche un Buddha. Poi si può comprare un sacco di pollo. All'Esta c'è di tutto. Gli onigiri di ogni genere, sembrano praticamente appena fatti. L'unagi fatta tipo yakitori. Tutti gli yakitori del mondo potete prendere qui. Gli obento. Devo farci un video. Questa con gyu carbis. Tutti i sandwich, guardate che buoni. Poi qua ci sono i gyoza, come potete vedere. Sembrano buonissimi. I dango. Poi qua abbiamo gli shumai nankeru. Guardate i taiyaki qui come sono. Oh mio Dio. Qua ti fanno proprio i taiyaki caldi. Qua la preparazione dei taiyaki è al top. Questo è l'omiyage più famoso del Giappone, che si chiama Shirokoibito, che vorrebbe dire amante bianco. Sono questi biscotti che sono famosissimi. Guardate qui, a Esta comunque c'è veramente di tutto. Guardate qua i dolci, ingrassi solo a guardarle queste cose. Comunque guardate quanto sono belle queste torte. Anche se mia mamma si arrabbia, io ve lo dico, i dolci in Giappone, c'è proprio una cultura di fare i dolci che è molto, secondo me, più all'avanguardia rispetto all'Italia. Senso, noi in Italia abbiamo un'idea di dolci molto più caserecci, diciamo, mentre in Giappone c'è anche una cura della aspetto un po' più simile a come sono le pasticcerie in Francia. Parliamone. Warm me up. Scaldami, pigiama scaldami per le gnocche di bambù, direi. Siamo a Jiyu a cercare qualcosa da vestirci. Così, magari per pigiama può essere carino. Stiamo per mangiare il famoso gelato di Hokkaido col waffle cone, lo prendiamo. Costa un po' meno di 3 euro. Eccolo qui. Arigato gozaimasu. Eccolo qui il famoso gelato di Hokkaido, assaggiamolo. Vi ricordate questa mattina a colazione che ho mangiato quel latte buonissimo? Questo praticamente è fatto proprio con quel latte e ci sono veramente pochissimi
zuccheri aggiunti, però è super cremoso e buonissimo. Bene, e abbiamo mangiato anche questo gelato buonissimo fatto dalle mucche di Hokkaido, grazie a tutte. E adesso andiamo alla Repubblica del Ramen. Eccoci qui alla Repubblica del Ramen. Guardate, la Repubblica del Ramen. Bene, siamo al Sapporo Ramen Kyowakoku e sarebbe la Repubblica del Ramen. Qua ci sono tutti i tipi. Hello, hi. Qua ci sono tutti i tipi diversi di ramen. Cioè praticamente uno viene qua e sceglie in quale ramen andare. C'hanno tutti i gusti diversi. Guardate quanti ce ne sono e ognuno ha delle caratteristiche diverse. Questo è fatto col miso. Qua potete prendere dei souvenir dalla Repubblica del Ramen. È un po' tipo la Repubblica di San Marino, presumo. Queste patate sono diventate famose, sì, li potete comprare anche a Los Angeles, ma sono di Hokkaido. Le vendono anche in Italia per caso queste patate qua. Questo è frutto della scarpa che c'è solo in Hokkaido. Oh mio Dio, ve la ricordate la torre dell'orologio? Questo è Attack of Titan con la torre dell'orologio. Figo. Oh, adoro questi. Non lo so, a me divertono troppo questi. Korenani? Ah, questo è il marimo. Mamma mia, me lo sono di nuovo dimenticato. Il marimo è quell'animaletto, lo ricordate? Quella specie di piantina. Non riesco a decidere perché sono tutti bellissimi. Questo personaggino qua, qualcuno lo conosce? È tipo, sembra una specie di... Guardate che impressione che fa. Sembra un demone, ma è questo qua. Noi ci prendiamo due melon. Questi sono fatti invece con barbecue praticamente. Questo è un altro di miso. Ce ne sono veramente un'infinità qua. E ognuno c'ha, vedete, questo è più speziato, quello c'ha più garlic. Cioè ognuno ha le sue tokushu, diciamo, quindi le sue diverse qualità, diciamo. Questo per esempio è il chashu. Noi però il ramen miso l'abbiamo già mangiato ieri. Vedete, ogni pezzo del Giappone è un ramen diverso come qualità. Per esempio adesso noi siamo a Sapporo e se andate qua, per esempio, invece Shoyudone. Ogni parte di Hokkaido c'ha un tipo di ramen diverso. Comunque il miso secondo me è il più buono. Qua c'è scritto che praticamente se volete fare un po' di relax, un break, potete andare in questa casa qua. Che simpatica. Ci siamo divertiti comunque in questa Repubblica del Ramen. Però noi il ramen l'abbiamo già mangiato ieri, quindi oggi era più per vedere. Adesso andiamo a mangiarci il soup curry. E finalmente possiamo mangiare il Rakkyo, questa marca di soup curry di Hokkaido molto famosa. Io ho preso quello col pollo e il mio amico si è preso invece quello con il porco. Sarà buono o non sarà buono? Lo scopriremo tra poco. Mi ha appena detto il signore qua che il suo piatto preferito è il tiramisù, che ci sta cucinando questo curry buonissimo. Ed ecco qua anche il soup curry di Hokkaido. Questo è col maiale, il riso. Io mi sono preso invece questo qui con il pollo. Assaggiamolo. Mamma mia che buono. E questa qua sono le patate proprio di Hokkaido. C'ho questo grembiule perché sennò mi sporcherei tutto. Io me lo pappo e mi mangio l'ultima prelibatezza dell'Hokkaido. Non so voi, ma io adoro l'okura, che è questo vegetale qua, è buonissimo. Oh mio Dio, è il time sale. Adesso costano di meno, quindi ce ne prendiamo due e ce le porteremo a casa. Wow, eccola qui la nostra torre per finire questo bel viaggetto. La torre televisiva di Sapporo. Stiamo scalando adesso la torre di Sapporo. Il mio amico vuole prendere l'ascensore, ma noi andiamo. Oh mio Dio. Questa è la mascotte della televisione di Hokkaido. Ok, adesso vediamo che torte meravigliose abbiamo preso. La Fruit Cake Factory. Sembra un pochino la Cheese Factory come simbolo. Comunque questa è quella originale di Hokkaido. Adesso apriamo. Voilà. Guardate che aspetto magnifico che hanno queste torte. Questa è fatta con la frutta, mentre questa invece è col pumpkin, che sarebbe la zucca, che è molto famosa in Hokkaido. Io mi mangio questa torta e ci vediamo domani con un altro video. Ciao. Bene, allora per la colazione di oggi possiamo decidere, vabbè, Northern Terrace è quello che abbiamo mangiato ieri. Oggi siamo deciso di fare Big Jug o il Waraku. Il Big Jug sarebbe questo e il Waraku sarebbe questo. Allora, questa è un possibile colazione di oggi. Tutto il pesce grigliato, l'insalata. Non era male. Vabbè, sono contento che ci ho lasciato vedere che cosa c'è, che così ho potuto farvelo vedere per voi. E adesso andiamo nell'altro. Qua c'è meno robe di quello di ieri, però è più rilassante come ambiente. Sta nevicando, ragazzi, sta nevicando. Nevica. Oh mio Dio, c'è la neve. Guarda, ma poi quanta neve. Oh, wow. Che bello, è arrivata la neve per Thanksgiving. È arrivata oggi che siamo il giorno del ringraziamento, è arrivata la neve. Questo è l'ultimo dei ristoranti che possiamo scegliere. Guardate che meraviglia, è arrivata la neve in Hokkaido. Sembra per niente male. Con quella colazione di oggi. E adesso entriamo in un kaiten sushi tipico del Hokkaido e vediamo come sarà il sushi qui.
Ok, siamo a mangiare sushi. In base al colore del piattino ci sono costi diversi. Guardate quanti sushi ci sono! E questo è il mio sushi preferito, l'Hakagai. Poi si da lì, adesso ce lo prepara. Ecco qui che è arrivato l'Hakagai. Tadakimasu! È buonissimo! Penso che l'Hakagai più buono che ho mangiato. Assaggiamo questo. Tadakimasu! Ecco qua il salmon e i calamari. Oh mio Dio, mi viene da piangere da quanto è buono qua il salmone e tutti i pesci, mamma mia! E non contenti, abbiamo deciso di mangiare anche il purin, che è il budino. Comunque è freschissimo e morbidissimo. Io di solito quando vedevo i purin non li ho mai visti così morbidi. Guardate che roba. Sembra più quasi una crema catalana. Veramente buona, sa proprio di latte, è buonissima. Comunque sia il gelato che questo purin sono praticamente il latte delle mucche di Yamanaka. E le uova anche sono tutte naturali, quelle che ci hanno messo dentro, guardate. E questa farm qui è molto famosa in Hokkaido. E vabbè, si conclude qui il mio viaggio in Hokkaido. Adesso me ne torno a Tokyo e poi domani si parte per Guam. Mamma mia, tutti questi viaggi. Vabbè, buonanotte, è stato un viaggio indimenticabile. Mi sono divertito tantissimo. Ciao! Okay.